Sono i responsabili la forza parlamentare a cui si affida il governo di Giuseppe Conte per risolvere la crisi. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio li ha ribattezzati costruttori, citando un'espressione usata dal capo dello Stato Mattarella nel discorso di fine anno. Per Dario Franceschini del PD non c'è niente di male nel cercarne il sostegno alla luce del sole in Parlamento. Potrebbero convergere verso l'esecutivo deputati e senatori centristi, qualche forzista ed anche esponenti di Italia Viva che non hanno condiviso l'apertura della crisi da parte di Matteo Renzi. Contro l'ex sindaco di Firenze si è scagliato anche il segretario Dem Nicola Zingaretti, che l'ha giudicato inaffidabile in qualsiasi scenario. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito intanto al Quirinale per confermare che terrà l'interim dei dicasteri lasciati scoperti dalle ministre dimissionarie Bellanova e Bonetti. Non c'è più tempo per tatticismi o giochi di potere. Giuseppe Conte deve venire in Parlamento a prendere atto di una crisi conclamata. Il centrodestra unito continua a negare ogni soccorso all'esecutivo. La situazione è drammatica, dicono Meloni, Salvini e Tajani. Conte non può far finta di niente. I tre leader hanno riunito anche Giovanni Toti, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. Siamo la prima forza politica del paese, ribadiscono. Per loro la strada maestra resta quella delle elezioni, anche se Salvini si dice pronto a guidare un governo di centrodestra senza passare dalle urne. Intanto c'è apprensione per Silvio Berlusconi, ricoverato a Monaco per un problema cardiaco. Non sarà consentito lo spostamento tra regioni fino al 15 febbraio. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che questa notte ha dato il via libera al decreto con le nuove misure contro il Covid. Il decreto proroga fino al 5 marzo le limitazioni degli spostamenti nelle aree rosse, arancioni e gialle e introduce una nuova fascia, la bianca, dove i divieti sono ridotti al minimo. Previsto lo stop all'asporto per i bar dopo le 18. In mattinata il governo ha incontrato le regioni alle quali ha illustrato il nuovo piano. Era presente al vertice anche il commissario Domenico Arcuri, che ha fatto un punto sulla campagna vaccinale. Da febbraio verrà estesa ad altre categorie della popolazione, dopo gli ospiti dell'RSA e gli operatori sanitari, in primis gli over 80. I redditi precipitano per colpa della pandemia. Si registra una contrazione più forte degli ultimi 20 anni, solo in parte contrastata dalle misure anticrisi varate dal governo in questi mesi. Nella prima metà del 2020 i consumi sono crollati, ma allo stesso tempo il risparmio delle famiglie è triplicato rispetto alla fine del 2019. Secondo la Banca d'Italia, dopo un anno di disinvestimenti in titoli pubblici, gli italiani sono tornati a comprare botte BDP per oltre 5 miliardi di euro. Brutte notizie per i conti dello Stato. Nel primo semestre dell'anno scorso il debito ha segnato un'impennata di 121 miliardi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. La diffusione del virus all'interno delle scuole è relativamente modesta rispetto a quello che accade al di fuori. A dirlo è Rino Agostiniani, vicepresidente della SIP, commentando a TG24 gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità che analizzano l'andamento epidemiologico nazionale e regionale dei casi di Covid-19 in età scolare. Il report mette in evidenza come nel periodo 31 agosto-27 dicembre 2020 siano stati rilevati 3.173 focolai in ambito scolastico, pari al 2% di tutti quelli segnalati a livello nazionale. Il dire che le scuole sono luoghi sicuri è una cosa che può essere detta. Poi indubbiamente con le scuole si mettono in movimento numeri molto alti di persone, ma la nostra sensazione come pediatri è che la scuola sia stata una delle situazioni che è stata un po' più sacrificata in questo periodo, in particolare sono stati sacrificati i nostri ragazzi.
lo Stato può intervenire con ristori economici in tante situazioni, ma non può sostituire i benefici portati dalla frequenza scolastica. Un bambino di 6 anni non avrà più 6 anni nel resto della sua vita, e ciò che perde in questi mesi lo avrà perso per sempre. E abbiamo dati chiari su quanto la mancanza dell'apporto educativo e della socializzazione incida su questi ragazzi. Le ragazze e i ragazzi delle superiori che sono potuti tornare a scuola in presenza non devono abbassare la guardia. Il Covid non è stato sconfitto, per cui è importante mantenere le misure di protezione individuale, mascherina, igiene delle mani e un corretto distanziamento sociale. A dirlo è Elena Bozzola, segretario nazionale della SIP, che invita gli studenti ad effettuare il vaccino anti-influenzale per avere un'arma in più contro il Covid-19. Il vaccino contro l'influenza è un importante alleato. Proteggendosi nei confronti dell'influenza, innanzitutto si rischia minor complicanze, nel senso che una infezione Covid-influenza è sicuramente più pericolosa che una infezione da Covid soltanto. E successivamente si riduce anche il peso sul Servizio Sanitario Nazionale. Ci saranno tanti casi di febbre, di infezione legate ai virus parainfluenzali, virus influenzali, che possono essere ovviamente scambiati per il Covid, perché sappiamo che sintomatologia è del tutto sovrapponibile. Però se noi tutti, i ragazzi compresi nel loro piccolo, diamo un contributo alla società, diamo un contributo al Sistema Sanitario Nazionale mettendo la mascherina, che non protegge solo dal Covid ma protegge da tanti altri virus, ecco, forse anche per i pediatri il lavoro sarà più semplice. Le persone con sindrome di Down ricoverate per infezione da Covid-19 hanno tassi di mortalità 3 volte superiori rispetto alla popolazione generale, soprattutto a partire dai 40 anni di età. A rivelarlo è Diletta Valentini, responsabile del centro sindrome di Down dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Al momento i dati che abbiamo ci fanno pensare che le persone, i bambini con sindrome di Down si comportino come nella popolazione generale, che quindi siano interessati da forme meno gravi di malattia da Covid-19. Concludendo, è fortemente raccomandata, in attesa di un vaccino anti-Covid-19, negli individui con sindrome di Down prevalentemente al di sopra dei 40 anni o nelle categorie più giovani ma con patologie associate, che venga effettuata la vaccinazione anti-influenzale e la vaccinazione antipneumococcica, perché come abbiamo visto le complicanze più frequenti sono a carico dei polmoni. La rinocongiuntivite allergica e l'asma non risultano essere fattori di rischio per l'infezione da SARS-CoV-2 nei bambini. In età pediatrica, inoltre, la perdita di gusto e olfatto, molto frequenti nella popolazione adulta, non sono sintomi prevalenti. Sono questi dati salienti emersi da una ricerca condotta dalla Commissione Rinosinusite e Congiuntivite della SIAIP. A illustrare i contenuti è Michele Miraglia del Giudice, professore di pediatria dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. La rinocongiuntivite allergica era presente nel 20% dei bambini affetti da Covid-19. L'asma era estremamente scarsa, cioè praticamente vedete che soltanto una piccola percentuale di bambini asmatici avevano contratto l'infezione da Covid-19. Vedete come eravamo in primavera, e quindi una maggiore incidenza sia per la rinocongiuntivite allergica che per l'asma era riscontrata soprattutto al centro-sud, il che può essere facilmente spiegato col fatto che al centro-sud la stagione pollinica inizia sostanzialmente prima. Disturbo post-traumatico da stress moderato-severo nel 27% dei genitori. Questa è solo una delle principali problematiche rilevate da uno studio condotto durante il lockdown su un campione di 721 famiglie con figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni, frequentanti le scuole della provincia di Udine. A parlarne è Enrico Vidal, professore di pediatria dell'Università degli Studi di Udine. In circa il 27% dei genitori vi erano sintomi suggestivi per un disturbo post-traumatico moderato severo, in poco più del 10% vi erano sintomi di ansia e nel 9% sintomi di depressione. Secondo la valutazione dei genitori, un quarto dei bambini presentavano ansia, un quarto presentavano depressione e una percentuale ben più bassa, inferiore al 10%, presentavano disturbi somatomorfi.
Il rischio di disturbo post-traumatico è maggiore nei genitori che avevano una chiara paura dell'infezione e soprattutto nei genitori che erano di sesso femminile. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Dopo mesi di chiusura in tutto il paese, con il nuovo DPCM, i musei e i siti archeologici potranno riaprire nelle regioni definite gialle, secondo i parametri del contagio da Covid-19. Ho proposto di inserire nel decreto la riapertura dei musei nelle zone gialle almeno nei giorni feriali, ha spiegato il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini, che ha definito la novità un piccolo passo, un segnale di riapertura. Il parco archeologico del Colosseo è pronto a ripartire. Sono molte le attività di tutela e valorizzazione previste per il 2021 a partire dalla riapertura della Domus Aurea in programma il 16 marzo e da quella della Domus Tiberiana attesa dopo l'estate. Il sito romano nel nuovo anno porterà avanti anche il progetto per la realizzazione del piano dell'Arena del Colosseo. Dopo un anno terribile che ha comportato perdite di circa 51 milioni di euro, ha detto il direttore Alfonsino Russo, ci prepariamo ad accogliere di nuovo il nostro pubblico. Si chiama It's Art, la nuova società partecipata al 51% da Cassa Depositi e Prestiti e al 49% da Cili, che gestirà la piattaforma digitale della cultura promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo insieme a CDP per supportare il patrimonio artistico culturale italiano. Il nome scelto per la Netflix della cultura italiana esprime la proiezione internazionale dell'Italia. Iniziativa e rimarca lo stretto legame tra l'Italia e l'arte, raccogliendo in sé l'affermazione Italy is art. 9 editori su 10 già nel 2019 hanno previsto per il 2020 una perdita consistente del proprio fatturato, uno su 3 dal 25 al 50% in meno, circa uno su 4 ha stimato una flessione compresa tra il 50 e il 75%, mentre solo il 7,4% ha previsto di non subire perdite. È quanto rileva l'Istat nel report Produzione e lettura di libri in Italia. Gli scenari più negativi in termini di fatturato sono stati prospettati dagli operatori della piccola e micro editoria. Un micro editore su 5 ha infatti previsto una perdita di oltre il 75% e un piccolo editore su 4 ha stimato il calo tra il 50 e il 75%. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Sono i responsabili la forza parlamentare a cui si affida il governo di Giuseppe Conte per risolvere la crisi. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio li ha ribattezzati costruttori, citando un'espressione usata dal capo dello Stato Mattarella nel discorso di fine anno. Per Dario Franceschini del PD non c'è niente di male nel cercarne il sostegno alla luce del sole in Parlamento. Potrebbero convergere verso l'esecutivo deputati e senatori centristi, qualche forzista ed anche esponenti di Italia Viva che non hanno condiviso l'apertura della crisi da parte di Matteo Renzi. Contro l'ex sindaco di Firenze si è scagliato anche il segretario Dem Nicola Zingaretti, che l'ha giudicato inaffidabile in qualsiasi scenario. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito intanto al Quirinale per confermare che terrà l'interim dei dicasteri lasciati scoperti dalle ministre dimissionarie Bellanova e Bonetti.
Non c'è più tempo per tatticismi o giochi di potere. Giuseppe Conte deve venire in Parlamento a prendere atto di una crisi conclamata. Il centrodestra unito continua a negare ogni soccorso all'esecutivo. La situazione è drammatica, dicono Meloni, Salvini e Tajani. Conte non può far finta di niente. I tre leader hanno riunito anche Giovanni Toti, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. Siamo la prima forza politica del paese, ribadiscono. Per loro la strada maestra resta quella delle elezioni, anche se Salvini si dice pronto a guidare un governo di centrodestra senza passare dalle urne. Intanto c'è apprensione per Silvio Berlusconi, ricoverato a Monaco per un problema cardiaco. Non sarà consentito lo spostamento tra regioni fino al 15 febbraio. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che questa notte ha dato il via libera al decreto con le nuove misure contro il Covid. Il decreto proroga fino al 5 marzo le limitazioni degli spostamenti nelle aree rosse, arancioni e gialle e introduce una nuova fascia, la bianca, dove i divieti sono ridotti al minimo. Previsto lo stop all'asporto per i bar dopo le 18. In mattinata il governo ha incontrato le regioni alle quali ha illustrato il nuovo piano. Era presente al vertice anche il commissario Domenico Arcuri, che ha fatto un punto sulla campagna vaccinale. Da febbraio verrà estesa ad altre categorie della popolazione, dopo gli ospiti dell'RSA e gli operatori sanitari, in primis gli over 80. I redditi precipitano per colpa della pandemia. Si registra una contrazione più forte degli ultimi 20 anni, solo in parte contrastata dalle misure anticrisi varate dal governo in questi mesi. Nella prima metà del 2020 i consumi sono crollati, ma allo stesso tempo il risparmio delle famiglie è triplicato rispetto alla fine del 2019. Secondo la Banca d'Italia, dopo un anno di disinvestimenti in titoli pubblici, gli italiani sono tornati a comprare BOT e BDP per oltre 5 miliardi di euro. Brutte notizie per i conti dello Stato. Nel primo semestre dell'anno scorso il debito ha segnato un'impennata di 121 miliardi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. La diffusione del virus all'interno delle scuole è relativamente modesta rispetto a quello che accade al di fuori. A dirlo è Rino Agostiniani, vicepresidente della SIP, commentando a TGcom 24 gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità che analizzano l'andamento epidemiologico nazionale e regionale dei casi di Covid-19 in età scolare. Il report mette in evidenza come nel periodo 31 agosto-27 dicembre 2020 siano stati rilevati 3.173 focolai in ambito scolastico, pari al 2% di tutti quelli segnalati a livello nazionale. Il dire che le scuole sono luoghi sicuri è una cosa che può essere detta. Poi indubbiamente con le scuole si mettono in movimento numeri molto alti di persone, ma la nostra sensazione come pediatri è che la scuola sia stata una delle situazioni che è stata un po' più sacrificata in questo periodo, e in particolare sono stati sacrificati i nostri ragazzi. Lo Stato può intervenire con ristori economici in tante situazioni, ma non può sostituire i benefici portati dalla frequenza scolastica. Un bambino di 6 anni non avrà più 6 anni nel resto della sua vita, e ciò che perde in questi mesi lo avrà perso per sempre. E abbiamo dati chiari su quanto la mancanza dell'apporto educativo e della socializzazione incida su questi ragazzi. Le ragazze e i ragazzi delle superiori che sono potuti tornare a scuola in presenza non devono abbassare la guardia. Il Covid non è stato sconfitto, per cui è importante mantenere le misure di protezione individuale, mascherina, igiene delle mani e un corretto distanziamento sociale. A dirlo è Elena Bozzola, segretario nazionale della SIP, che invita gli studenti ad effettuare il vaccino anti-influenzale per avere un'arma in più contro il Covid-19. Il vaccino contro l'influenza è un importante alleato. Proteggendosi nei confronti dell'influenza, innanzitutto si rischia minor complicanze, nel senso che una infezione Covid-influenza è sicuramente più pericolosa che una infezione da Covid soltanto.
e successivamente si riduce anche il peso sul Servizio Sanitario Nazionale. Ci saranno tanti casi di febbre, di infezione legate al virus parainfluenzale, virus influenzali, che possono essere ovviamente scambiati per il Covid, perché sappiamo che sintomatologia è del tutto sovrapponibile. Però se noi tutti, i ragazzi compresi nel loro piccolo, diamo un contributo alla società, diamo un contributo al Sistema Sanitario Nazionale mettendo la mascherina, che non protegge solo dal Covid ma protegge da tanti altri virus, ecco, forse anche per i pediatri il lavoro sarà più semplice. Le persone con sindrome di Down ricoverate per infezione da Covid-19 hanno tassi di mortalità 3 volte superiori rispetto alla popolazione generale, soprattutto a partire dai 40 anni di età. A rivelarlo è Diletta Valentini, responsabile del Centro Sindrome di Down dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Al momento i dati che abbiamo ci fanno pensare che le persone, i bambini con sindrome di Down si comportino come nella popolazione generale, che quindi siano interessati da forme meno gravi di malattia da Covid-19. Concludendo, è fortemente raccomandata, in attesa di un vaccino anti-Covid-19, negli individui con sindrome di Down prevalentemente al di sopra dei 40 anni o nelle categorie più giovani ma con patologie associate, che venga effettuata la vaccinazione antinfluenzale e la vaccinazione antipneumococcica, perché come abbiamo visto le complicanze più frequenti sono a carico dei polmoni. La rinocongiuntivite allergica e l'asma non risultano essere fattori di rischio per l'infezione da SARS-CoV-2 nei bambini. In età pediatrica, inoltre, la perdita di gusto e olfatto, molto frequenti nella popolazione adulta, non sono sintomi prevalenti. Sono questi dati salienti emersi da una ricerca condotta dalla Commissione Rinosinusite e Congiuntivite della SIAIP. A illustrare i contenuti è Michele Miraglia del Giudice, professore di pediatria dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. La rinocongiuntivite allergica era presente nel 20% dei bambini affetti da Covid-19. L'asma era estremamente scarsa, cioè praticamente vedete che soltanto una piccola percentuale di bambini asmatici avevano contratto l'infezione da Covid-19. Vedete come eravamo in primavera, e quindi una maggiore incidenza sia per la rinocongiuntivite allergica che per l'asma era riscontrata soprattutto al centro-sud, il che può essere facilmente spiegato col fatto che al centro-sud la stagione pollinica inizia sostanzialmente prima. Disturbo post-traumatico da stress moderato severo nel 27% dei genitori. Questa è solo una delle principali problematiche rilevate da uno studio condotto durante il lockdown su un campione di 721 famiglie con figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni, frequentanti le scuole della provincia di Udine. A parlarne è Enrico Vidal, professore di pediatria dell'Università degli Studi di Udine. In circa il 27% dei genitori vi erano sintomi suggestivi per un disturbo post-traumatico moderato severo, in poco più del 10% vi erano sintomi di ansia e nel 9% sintomi di depressione. Secondo la valutazione dei genitori, un quarto dei bambini presentavano ansia, un quarto presentavano depressione e una percentuale ben più bassa, inferiore al 10%, presentavano disturbi somatomorfi. Il rischio di disturbo post-traumatico è maggiore nei genitori che avevano una chiara paura dell'infezione e soprattutto nei genitori che erano di sesso femminile. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Dopo mesi di chiusura in tutto il paese, con il nuovo DPCM i musei e i siti archeologici potranno riaprire nelle regioni definite gialle, secondo i parametri del contagio da Covid-19. Ho proposto di inserire nel decreto la riapertura dei musei nelle zone gialle almeno nei giorni feriali, ha spiegato il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini, che ha definito la novità un piccolo passo, un segnale di riapertura.
Il parco archeologico del Colosseo è pronto a ripartire. Sono molte le attività di tutela e valorizzazione previste per il 2021 a partire dalla riapertura della Domus Aurea in programma il 16 marzo e da quella della Domus Tiberiana attesa dopo l'estate. Il sito romano nel nuovo anno porterà avanti anche il progetto per la realizzazione del piano dell'Arena del Colosseo. Dopo un anno terribile che ha comportato perdite di circa 51 milioni di euro, ha detto il direttore Alfonsino Russo, ci prepariamo ad accogliere di nuovo il nostro pubblico. Si chiama It's Art, la nuova società partecipata al 51% da Cassa Depositi e Prestiti e al 49% da Cili, che gestirà la piattaforma digitale della cultura promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo insieme a CDP per supportare il patrimonio artistico culturale italiano. Il nome scelto per la Netflix della cultura italiana esprime la proiezione internazionale dell'Italia. Iniziativa e rimarca lo stretto legame tra l'Italia e l'arte, raccogliendo in sé l'affermazione Italy is art. 9 editori su 10 già nel 2019 hanno previsto per il 2020 una perdita consistente del proprio fatturato, uno su 3 dal 25 al 50% in meno, circa uno su 4 ha stimato una flessione compresa tra il 50 e il 75%, mentre solo il 7,4% ha previsto di non subire perdite. È quanto rileva l'Istat nel report Produzione e lettura di libri in Italia. Gli scenari più negativi in termini di fatturato sono stati prospettati dagli operatori della piccola e micro editoria. Un micro editore su 5 ha infatti previsto una perdita di oltre il 75% e un piccolo editore su 4 ha stimato il calo tra il 50 e il 75%. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.